Benvenuti amici TechOffers, benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco. Oggi ragazzi voglio farvi vedere cosa utilizzo io per registrare la parte audio, cioè la mia voce in questi video. E si tratta di un microfono della Baumic, si tratta di un microfono wireless in UHF. Adesso andiamo a vedere insieme le caratteristiche di questo microfono. Intanto vi arriva in questa comoda confezione. Io l'ho acquistata su TomTop, in quanto ha un buon prezzo su TomTop, anche se al momento si aggira intorno a 70 euro contro i 95 più o meno di Amazon. Quindi ragazzi, al momento io vi consiglio di acquistarlo su Amazon, in quanto avete una spedizione veloce in Prime, quindi nell'arco di 2 giorni lavorativi al massimo vi arriva. Adesso prima di tutto ci spostiamo al banco e vi faccio vedere il contenuto. Non prima però di aver fatti vedere come lo utilizzo io. Questo è il trasmettitore wireless che ricordo che trasmette in UHF con una piccola antenna così. Il pairing, la sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore avviene attraverso porta infrarossi, che dopo vi faccio vedere velocemente. È molto semplice fare il pairing tra i due dispositivi in modo che si comunichino tra di loro. Come vedete io ho collegato il lavalier, perché è possibile collegare un microfono con jack da 3,5. Questo qua praticamente nasce come microfono per strumenti, in questo caso è l'ideale, in quanto porta questa vite. È l'ideale per usarlo con sax, con trombe. Comunque nasce come microfono per strumenti musicali, quindi io infatti lo utilizzo non solo per registrare l'audio dei miei video per YouTube, ma lo utilizzo che, in quanto ho la passione delle percussioni, lo uso per il mio djembe. Praticamente quando vado a suonare nei locali, nelle discoteche, fisso il microfono con il trasmettitore, lo fisso allo strumento, metto il ricevitore in console del DJ collegato al mixer e viene riprodotto il suono del mio djembe. Ecco, questo è il livello preso direttamente dalla videocamera, se sentite la differenza tra uno e l'altro. Adesso ricollego il microfono lavalier. Ricordo che il microfono lavalier è collegato al trasmettitore che vi sto presentando, che vi sto illustrando. Ecco, microfono collegato, ma mi sa che devo stoppare il video. Ecco, questo è il microfono lavalier collegato al trasmettitore
che vi faccio vedere ancora una volta. Bene, adesso ci tengo a farvi vedere il contenuto della confezione, cosa vi arriva, poi vi illustro le caratteristiche di questo prodotto mentre vi faccio vedere quello che vi arriva praticamente. L'unica cosa che al momento non posso farvi vedere è il piccolo manuale in dotazione, ma vi dico da subito che sono due pagine, c'è pochissimo, e a parte che è molto semplice da utilizzare, non c'è molto da utilizzare, ma poi vi faccio vedere io le due o tre accortezze da tenere presente per l'utilizzo. Passiamo al banco e vi faccio vedere tutto il contenuto. Bene, adesso vi illustro il contenuto e vi dico un po' di caratteristiche di questo microfono, di questo secondo me eccezionale microfono, anche se il prezzo è abbastanza contenuto. Bene, innanzitutto voglio farvi vedere la confezione, una confezione semirigida. Si tratta quindi di un microfono della Bomic, precisamente il modello BM12V2, quindi si tratta di un microfono wireless che trasmette e riceve su frequenze UHF, precisamente si tratta, abbiamo un range di frequenza dai 630 ai 690 MHz. E la risposta in frequenza di questo microfono parte da 40 Hz, ha un output a un livello di uscita di 400 mV. Bene, adesso vi faccio vedere l'interno della confezione. Andiamo ad aprire. Allora, quello che vi arriva, l'unica cosa che manca in questo adesso nel prodotto qua nella confezione è il manuale, ma sono proprio due o tre foglietti. Allora, questo è tutto quello che vi arriva praticamente. L'unica cosa che non vi arriva è l'adattatore da presa cinese a europea del caricabatterie. Vi arriva il caricabatterie doppio caricabatterie, in quanto ha possibilità di utilizzare, potete anche utilizzarlo con i cellulari. Ha due prese, il caricatore ha una presa da 2A e una da 1A. Viene dato in dotazione un cavetto sdoppiato per caricare simultaneamente sia il ricevitore che il trasmettitore. Va collegato e avete le due porte micro USB. Poi arriva il filtro per antivento, dopo il ricettore, come vi dicevo, della Bomic, il BM12, trasmette su frequenze UHF. Questo qua si tratta del ricevitore con già batteria, una comune Nokia, una BL4, BL5, adesso non ricordo, è una BL5. Bene, al suo interno, adesso cercherò di farvi vedere in modo migliore possibile. Bene, al suo interno, come potete vedere, ci sono dei piccoli switch che servono per cambiare i canali per utilizzarlo. Poi c'è un piccolo pulsante che serve per fare il pairing, per fare l'abbinamento con il trasmettitore. Allora vi faccio vedere come fare l'abbinamento, già che ci siamo. Praticamente, per fare l'abbinamento, una volta selezionato qua con gli switch, selezionato il canale, accendete il trasmettitore One. Dopo aver acceso il trasmettitore, andate a premere il pulsante che c'è qua vicino agli switch. Vedete che inizia a lampeggiare, accendere il trasmettitore e avvicinarlo con la porta che c'è qua, con la porta infrarossa che c'è qua. Il trasmettitore prende il canale e si allinea. Quando i due dispositivi sono allineati, sul ricevitore troverete spia rossa, che significa che il trasmettitore, cioè il ricevitore, è alimentato, è su on, nella posizione, e la spia verde, dove ho scritto RF, significa che i due dispositivi sono allineati, si stanno comunicando, quindi il trasmettitore riesce a inviare l'audio al ricevitore. Bene, questo è per quanto riguarda, diciamo, la sincronizzazione dei due apparati. Come vedete, il trasmettitore ha solo un tipo di connessione, ha la connessione con jack da 6,3 mm. Come vedete, ha un'antenna. Dopo, per la ricarica, ha la porta micro USB, si connette al caricabatterie ed è possibile collegarli simultaneamente, perché anche il trasmettitore ha la sua porta USB. Ecco,
così mettete nella presa elettrica. Bene, adesso voglio farvi vedere come si monta il microfono, perché questo qua praticamente è solo il trasmettitore. Il vero microfono è questo che danno in dotazione, praticamente si infila a baionetta. Poi, attraverso questa piccola morsa, è possibile fissarlo sul vostro strumento, che sia una tromba, sax o qualsiasi altro strumento. Io, come vi dicevo prima, lo utilizzo sul mio tamburo. Ho fatto una staffa dove vado ad applicarlo e lo serro così, in modo che mi sta fisso. Quindi ha anche la parte ammortizzata per prevenire rumori attraverso le oscillazioni. Facciamo un riepilogo di quello che trovate dentro la confezione. Allora, prima di tutto il microfono con la clap fissaggio, trasmettitore, ricevitore, tutti e due con batteria inclusa e integrata. Nel trasmettitore c'è la batteria integrata, no, che non è possibile sostituire, mentre nel ricevitore la batteria è removibile, però è inclusa. Poi vi danno il filtro da inserire al microfono, carica batterie con presa cinese, quindi dovete prendervi da voi l'adattatore, e il cavo sdoppiato per la carica. Bene, come vi dicevo prima, io utilizzo per registrare l'audio, per muovermi in libertà, utilizzo questo microfono come microfono wireless. Praticamente collego la mia videocamera il ricevitore. Dopo vi faccio vedere, mi sono fatto degli adattatori perché non sono inclusi. Mi sono fatto degli adattatori per connettere il jack da 6,3 mm alla videocamera. Poi collego il mio microfono lavalier, no, con jack da 3,5, lo collego direttamente al trasmettitore. Adesso vi faccio vedere gli adattatori che mi sono costruito, e nel caso, ragazzi, che vi servano, vi lascio il link dove è possibile acquistarli su Amazon. Allora, partiamo col primo, che sarebbe quello più importante, che utilizzo più spesso, quello per collegare il ricevitore, collegarlo alla mia videocamera. Praticamente sono fatto da una parte connettore jack da 3,5 per inserirlo nella mia Panasonic G80, dall'altra parte è il comune XLR, Xenon, chiamatelo come volete, da mixer. Perché questo? Perché praticamente ho questo adattatore che lo utilizzo, come vi dicevo, nelle serate per riprodurre, per collegare, diciamo, il mio tamburo al mixer. Utilizzo questo adattatore da jack da 6,3 a XLR. Praticamente il ricevitore va al jack, poi collego l'XLR al jack microfono che va inserito sulla videocamera. Questo è il primo adattatore. Sono slegato sempre dal jack da 6. L'adattatore che da jack da 6 va alle due prese RCA audio del comune mixer o del vostro stereo di casa, quindi è possibile utilizzarlo anche con impianti hi-fi di casa. Questo è secondo. Bene, questi qua sono i due adattatori principali che servono, quei tre adattatori principali che servono per la riproduzione sui vari dispositivi. Adesso andrò a farvi vedere delle prove, anche vi faccio un test di distanza, quanto copre questo microfono, che io utilizzo in serate, quindi mi muovo liberamente per tutta la discoteca, se non ho mai avuto problemi. La distanza che copre il trasmettitore dal ricevitore all'incirca, io sono arrivato tranquillamente a 40 metri senza nessun problema, senza nessun fruscio, senza. Quindi, ragazzi, io questo microfono, che diciamo non è proprio economico ma neanche costosissimo, lo reputo veramente un buon microfono, soprattutto con il rapporto qualità-prezzo. L'unica cosa che ho dovuto fare, dopo circa 2 mesi di utilizzo,
la batteria del ricevitore si scaricava molto in fretta. Allora l'ho presa su Amazon, che vi lascio sempre il link in descrizione. Ho preso una Nokia BL5C originale e devo dire, ragazzi, che la durata di questo microfono, adesso che ho cambiato la batteria, io faccio tranquillamente 4 ore di utilizzo senza ricaricarlo. Quindi, ragazzi, per una serata vi basta e vi avanza. Bene, ragazzi, adesso passiamo ai test, vi faccio vedere i test. Bene, amici Techoffers, facciamo un rapido range test. Proviamo a vedere a che distanza arriviamo con questo microfono wireless della Baumic. Andiamo, bene, seguitemi e vi volto le spalle, attenzione. Mi sentite a posto? Mi raccomando, quando smetto di parlare che non mi sentite più, vuol dire che siamo a posto. 15 metri, 20, 23, 24, 25, 26. Ecco, più o meno saremo a una cinquantina di metri, ragazzi. Cosa ve ne sembra? Vi sentite? Eccomi. Bene, ragazzi, adesso torno indietro, vediamo se si interrompe l'audio o meno. Comunque, presso un microfono da 90 euro, tira una distanza così, penso che non sia male. Adesso facciamo anche il test del microfono per gli strumenti musicali. Questo qua, vi ricordo che sto utilizzando un lavalier da 3 euro, quindi se l'audio non è male, penso che sia un bel risultato. Adesso proviamo col mio tamburo il microfono da strumento, quindi aspettatevi di sentirmi. Beh, io penso che sia andata bene come prova, Adesso stappo un attimo il video, preparo il tamburo per la prova audio con il microfono da strumento musicale. Bene, ragazzi, anche per questo video è tutto, e adesso le solite cose, le solite raccomandazioni. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e se vi è sembrato interessante. Se volete degli altri video del genere, scrivetelo nei commenti, magari scrivetemi anche il prodotto che vi interessa recensire, che vi interessa vedere, così io magari farò di tutto per portarvelo qua sul canale. Beh, ricordo ancora una volta, ragazzi, che sotto in descrizione trovate tutti i link per l'acquisto del microfono. Io vi consiglio di comprarlo su Amazon, in quanto in Prime la spedizione è velocissima, nell'arco di 2 giorni, al massimo 2 giorni lavorativi, vi arriva a un prezzo abbastanza contenuto. In questo momento che sto girando il video, il prezzo è di 92 euro. Quindi, ragazzi, se necessitate un microfono wireless che lo potete utilizzare non solo per uno strumento musicale, ma che lo potete utilizzare come lo faccio io per registrarvi audio in mobilità, io penso che questo prodotto ha veramente un prezzo molto competitivo, quindi ve lo consiglio ovviamente. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche su Instagram, che lì potete farmi anche delle domande dirette su prodotti che vi interessano, per una mia opinione, per un mio parere. E ricordo che, se sempre su Instagram, ragazzi, potete anche farmi delle richieste per assemblare il vostro PC, che sia un PC da gaming o un PC da editing video, quello che vi interessa. È importante, quando mi scrivete, mi dite l'utilizzo che dovete farne e il budget che avete per fare il vostro PC, e io vi consiglierò, vi elencherò i prodotti che per me sono i migliori, il rapporto qualità prezzo. Vi darò una lista per assemblarvi da voi il vostro PC. Quindi seguite su Instagram e scrivetemi.
ciao, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.